Viaggio all'interno di un centro per l'impiego. Chi e come ci lavora? Quali risultati si riescono a garantire? Quali sono gli strumenti a disposizione per chi cerca ed offre lavoro? Il tutto mentre all'orizzonte già si scorge il reddito di cittadinanza, che in teoria dovrebbe farsi precedere da una radicale trasformazione dei CPI, ma che per la fretta di rendere conto a chi ha manifestato una preferenza elettorale quasi esclusivamente per questa prospettiva, in pratica rischia di non trovare strutture adeguate. Siamo stati al centro per l'impiego della provincia di Pescara, non potendo fare riprese nei consueti orari di apertura ed accoglienza al cittadino per ragioni di privacy, abbiamo fatto irruzione in un'assemblea sindacale. A sentire lo sfogo di chi in questi centri lavora, la situazione appare tutt'altro che confortante. I nostri uffici non chiudono mai, recita questo cartello, e pensiamo a quale futuro invece potrebbe esserci per i centri per l'impiego. Siamo all'interno dei centri per l'impiego della provincia di Pescara, anche per cercare di capire non solo il destino, ma anche lo stato attuale di uffici di questo genere. Se ne parla tanto anche in vista dell'ingresso del reddito di cittadinanza. Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha annunciato una ristrutturazione complessiva di uffici di questo genere, ma sta di fatto che lo stato attuale di uffici come i centri per l'impiego è una condizione assolutamente drammatica. Qui non si vive più. Io non devo stare a giustificare perché io sono a posto con la mia coscienza, ok? E io non vado ad un ufficio pubblico e dico oggi che fa la collega. Ha avuto per anni la porta che non chiudeva, ora grazie alla regione siamo riusciti ad avere quello che si richiude automaticamente. Le lasciavano aperta la porta perché le immagini, perché l'ingresso vero è questo. Che cosa c'è? Immagini me cosa c'è qui, quel pieno che non ci passiamo, quella che non si richiudeva. Invece quella molla, la serratura Ah, molla, dove prima sono ce venuto, l'ha scusami. ripara la collega alla postazione all'accoglienza. Tanti anni. Ma la collega ha le sue patologie, ma era da rattrappirsi per il fondo. Non è possibile. Allora, prima io chiedo la chiusura della regione, io vado al consorzio di bonifica, un ufficetto sulla Tiburtina, mi prendono il documento per entrare. Ok? Allora io voglio una vigilanza che prende da chiunque entra, perché io non so, voglio ascoltare tutti, ma se non posso potenza deve stare al posto suo e deve attendere. Perché non mi possono dire un foglio per un foglio aspetto vecchio. Dietro a quel foglio c'è una procedura. Perché se no io le prendo un foglio e glielo do, prego. Quali sono le lamentele maggiori che avete raccolto e come fronteggiarle? Abbiamo raccolto due ordini di lamentele, uno diciamo generalizzato per tutti quanti i dipendenti della regione che lavorano qui in via Pastolanciano perché lavorano in locali inadeguati, pericolosi, senza sicurezza, con un'utenza anche problematica che arriva su questi locali e ciò rende la vita lavorativa estremamente difficile. Dall'altro lato invece nella specificità del centro per l'impiego, che era un altro degli altri aspetti oggi trattati in assemblea, ci sono dei grossi problemi dal punto di vista organizzativo, relativo al fatto che il passaggio dalle province alla regione è comunque un passaggio che ha determinato delle ambiguità e delle incertezze rispetto al fatto comunque che il personale è sottodimensionato su quelle che sono le esigenze della cittadinanza. Siamo purtroppo ancora in un periodo critico per cui la cittadinanza si rivolge con una certa insistenza a questo tipo di servizi e questa cosa, tra l'altro, in un mix fatta di personale ridotto, agibilità dei locali difficoltosa, mancanza di sicurezza, rende un clima esplosivo che pesa fortemente sulla vita dei dipendenti.
Noi riteniamo che c'è a monte non solo una responsabilità organizzativa, ma c'è anche una responsabilità politica della Regione Abruzzo, in quanto da 6 mesi che come organizzazione sindacale CGL, CISL e UIL stiamo incalzando la Regione sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, sia per quanto riguarda gli aspetti logistici dei centri per l'impiego, ma a tutt'oggi non abbiamo avuto risposta. C'è stata una convocazione marginale fatta a ridosso della vigilia di Natale, ma senza dare risposte adeguate. Per cui noi incalzeremo la Regione Abruzzo, perché riteniamo che altrimenti il reddito di cittadinanza sarà una grande beffa per i cittadini abruzzesi, in quanto attualmente soprattutto i centri per l'impiego di Pescara, Teramo e Chieti non potranno far fronte per dare risposte all'utenza della Regione Abruzzo. Problemi strutturali, ma anche questioni riguardanti i contratti, davvero sono tanti i problemi sul tavolo. Certo, i problemi sono tanti, però il nostro lavoro come organizzazione sindacale sul tavolo di secondo livello che ci compete, abbiamo cercato di adeguare sia la retribuzione con le risorse disponibili, sia la retribuzione di risultato dei dipendenti, sia alcuni istituti contrattuali come il disagio e le specifiche responsabilità anche per coloro che sono arrivati dalle province per i centri per l'impiego. Come uscirne al di là di quello che dice il governo sul reddito di cittadinanza, sul progetto di ristrutturazione dei centri per l'impiego? Uscirne perché secondo noi bisogna crederci di più, al di là delle risorse che dovranno pervenire da parte dello Stato attraverso la finanziaria, che noi crediamo fortemente alle cosiddette politiche attive sul lavoro, che sono dei servizi essenziali sul territorio per venire incontro a tutte le persone disoccupate e le persone che vanno in cerca di lavoro. Ci piace noi pensare fortemente che si attivi veramente le cosiddette politiche del lavoro, che anni fa hanno avuto anche delle risorse finanziarie da parte delle comunità economiche europee per implementare i servizi. Dopo finite le risorse sono finiti i servizi. Dovremmo ricominciare da lì, in modo che il personale dei centri per l'impiego, oltre a a offrire assistenza ai disoccupati, ma deve avere quelle professionalità adeguate affinché si faccia veramente il cosiddetto incontro domanda-offerta, avere incarichi disoccupati, fare i bilanci di competenza, avere esperti di creazione di imprese, gli orientatori, tutta una serie di servizi che favorisce l'inserimento lavorativo. Anzi, mi piace di più pensare che all'interno dei centri per l'impiego, un domani, prossimo speriamo, ci siano anche quelle risorse finanziarie in dotazione ai CPI, dove si possa utilizzare presso le imprese per le riconversioni, formazioni, quindi dare risposte alla richiesta, alle offerte di lavoro. E questa è la vera politica attiva del lavoro. Io ci spero tanto, noi l'idea chiara ce l'abbiamo e spingeremo fortemente la Regione affinché adotti questo nuovo modello di politica attiva del lavoro. La spending review si sono imposti in qualche modo dei passaggi dalla provincia alla regione, testimonianza diretta quella di Francesca Rasetta, rappresentante sindacale da tanto tempo, un po' come è stato questo passaggio? Il passaggio dalle province, in particolare quelle abruzzesi, alla regione Abruzzo è stato abbastanza sofferto, perché la Regione in un primo momento si era chiusa a riccio e grazie all'operazione dell'osservatorio regionale che ha consentito il passaggio delle funzioni dalle province alla Regione, che è durato fino al 30 giugno 2018, quindi ci sono voluti più di 2 anni per consentire il passaggio delle funzioni che sono quelle dettate dalla legge del Rio. È stato difficile perché noi, soprattutto quelli del primo contingente, hanno avuto la difficoltà di lavorare, essendo pagati con un salario accessorio diverso, molto più basso rispetto a quello percepito dai colleghi della scrivania accanto, e quindi c'è stato bisogno di fare una forte azione sindacale per fare in modo che venisse uniformata questa, almeno la parte del salario accessorio che era quella diversa.
ovviamente la parte fissa del salario e dello stipendio è uguale per tutti perché è stabilito dal contratto nazionale. Naturalmente la Regione Abruzzo di fronte a questa immissione prima di 200 unità, poi di ulteriori 163 unità, quelle del 1 luglio 2018, sta subendo degli scossoni che è ovvio, è normale che si verifichino. Perché? Perché le funzioni sono diverse, perché l'attenzione che si pone nei confronti soprattutto degli ultimi passaggi dei centri per l'impiego implica un'utenza particolare, difficile e comunque abituata a determinate procedure, a determinati tempi che in regione sono più complicati da far rispettare. E purtroppo, nonostante ce la stiamo mettendo tutta, ci sono grosse difficoltà perché manca un dirigente di riferimento, manca un'uniformità delle procedure, manca un'uniformità e una omogeneizzazione degli orari, delle prassi, e questo differenzia di molto i servizi resi all'utenza, con riverberi negativi sia sul personale che deve erogare il servizio, che viene ospitato in locali non idonei perché manca il riscaldamento, i bagni non sono efficienti e perché l'ambiente non è manutenuto, e sia per l'utenza che si trova costretta, a seconda di dove va, a seguire determinate procedure, orari e organizzazioni. Quindi c'è bisogno che la Regione prenda in mano la situazione. Mi auguro che la nuova giunta che ci sarà, il nuovo consiglio, insomma i nuovi organi che saranno eletti tra un mese, prenderanno in mano, in seria considerazione, questa problematica, perché questo è il vero problema della Regione Abruzzo oggi come oggi, soprattutto in attesa del reddito di cittadinanza, che complicherà di molto la già precaria situazione dei centri per l'impiego. Tante le cose dunque da sistemare per migliorare l'organizzazione di un CP, e questo senza aspettare il reddito di cittadinanza, anzi c'è chi questa profonda novità la vede più come una iattura che come una reale occasione di rilancio. Pensiamo ad esempio a coloro che ricoprono il ruolo più delicato in assoluto, ovvero il rapporto diretto con l'utente. Testimonianza diretta di chi in qualche modo vive in trincea rispetto ai centri per l'impiego, di chi ha a che fare con la disperazione anche della gente, ma soprattutto voi che vivete una forma anche di disagio nello svolgere le vostre mansioni. Le nostre mansioni sono altamente disagiate, come facilmente si può immaginare. Naturalmente gli utenti che si rivolgono al centro per l'impiego sono degli utenti che hanno perso il lavoro, quindi di conseguenza degli utenti che vivono una situazione per loro inaffrontabile, a volte inimmaginabile, perché non parliamo soltanto di utenti che si trovano, che sono in condizioni di disagio economico, socio-economico, ma qui abbiamo delle restrizioni di gente che fino al giorno prima aveva lo studio da avvocato e che si trova a chiudere lo studio e a presentarsi al centro per l'impiego, e vi lascio immaginare qual è la difficoltà di queste persone. Naturalmente noi rappresentiamo la faccia, lo Stato, lo possiamo dire, noi rappresentiamo lo Stato, quindi questi utenti vedono noi come, come coloro da colpire, perché naturalmente siamo coloro che non danno il lavoro. Ecco, a fronte di queste situazioni così precarie, voi in qualche modo siete costrette a lavorare anche in condizioni non facili. Le condizioni sono non facili, diciamo pure che sono difficili. Sono difficili perché non esiste forse una strategia, ecco. Cioè noi viviamo alla giornata, noi viviamo affrontando, come accade nel pronto soccorso dell'ospedale che accoglie tutti i malati, così a seconda di chi si presenta all'ultimo momento, la stessa cosa facciamo noi. Cioè non esiste una strategia, una visione a lungo termine che permetta di agire in un modo diverso. In conclusione, si parla tanto di ristrutturazione dei centri per l'impiego in vista del cosiddetto reddito di cittadinanza, è uno scenario che vi alletta o no? È uno scenario che è terrificante, perché se consideriamo che per esempio in Germania gli operatori addetti ai centri per l'impiego sono 110.000 a fronte di una percentuale di disoccupazione molto più bassa,
Considerate che in Italia noi siamo tra i 7 e gli 8 mila con una percentuale di disoccupazione elevatissima, specie quella giovanile. Quindi noi come andremo ad affrontare l'utenza che si rivolgerà al centro per l'impiego per ottenere il reddito di cittadinanza? Con le 4.000 assunzioni paventate dal governo noi non riusciremo assolutamente ad affrontare questo problema e non riuscirà ad affrontarlo in modo particolare il centro per l'impiego di Pescara. Cadevole sempre più impreciso e l'esplosivo spacca taglia. Morale della favola, gli operatori dei CP che si apprestano ad affrontare l'inevitabile ondata di richieste di reddito di cittadinanza hanno un po' l'aria di coloro che si apprestano ad affrontare un nubifragio con un ombrellino da cocktail. Detta così, sembra già abbastanza inquietante.